giovedì 7. Da giovedì 7 agosto 2014. Giovedì, venerdì, sabato, tutte le sere, in solito bus con... Malandri siamo qua, Malandrina Veronica, ci siete cascati. Sul nostro autobus. Mi raccomando, il solito bus, partenze da piazza. Da piazza Galvani, quella dove c'è Galvani, esatto. C'è il bar, quello prima famoso. Corsa 20:30, seconda corsa, ore 22. Speciale Ferragosto 20:30, 22, 24. E si brinda a bordo. A mezzanotte. Ciao. Sta per iniziare la stagione, qua la stagione non finisce mai. Siamo qui al CREA con il presidente regionale Paolo Bragliati per parlare di questa stagione che partirà a brevissimo, anche con qualche squadra già iniziata. Come ogni anno, qui l'estate è calda, nonostante il clima meteorologico dica il contrario, ma è calda perché è un momento di massimo lavoro, perché comunque c'è stato questo impegno nel vostro compito, per l'amor di Dio, però quello di cercare di fare il meglio possibile per i gironi, le categorie, cioè, alla fine direi che tutti contenti, insomma, poi accontentare tutti al 100% è praticamente impensabile e disumano. Credo però siate abbastanza soddisfatti. No, io sono soddisfattissimo per avere ragione. Innanzitutto devo dire che questo lavoro quest'anno siamo in una settimana di vantaggio rispetto a quell'altra, sì, quindi dare, non è più esatto, dare più la possibilità alle società anche di organizzarsi per tempo, perché poi organizzare l'attività anche per loro è sempre più difficile. Questo devo ringraziare i miei collaboratori, il mio consiglio, ma anche i dipendenti che si sono, vi assicuro che in questo periodo qua, dove ci sono le ferie, dove ci sono tutte le incombenze da fare, mettiamoci anche l'elezione del presidente federale, al di là di Tavecchio o non Tavecchio, per noi sta a significare un lavoro, impegno, abbiamo dovuto fare, certo, assemblee, abbiamo dovuto fare recarci a Roma, sono tutte cose che sono tutte radunate in questo periodo. Sono contento e sono contento anche di un'altra cosa, che ero molto molto preoccupato quando ci siamo sentiti, certo, anche l'altra volta sul discorso delle iscrizioni. Certo. Invece non dico che è andata super bene, però abbiamo mantenuto, se non forse incrementato il numero delle società, e questo, scusatemi, per uno che considera le società come sue figlie è una grandissima soddisfazione. Beh, sì, perché la preoccupazione l'avevi espresso l'altra volta, è proprio che la terza e la seconda categoria, che hanno usufruito meno di altri di promozioni, diciamo, più sulla carta che sul campo, invece hanno dimostrato che le categorie, ci sono tre gironi di, parliamo di Bologna specificatamente, tre gironi per Bologna, tre gironi di terza, quindi alla fine dispiace vedere qualche squadra, una ragazza, Giardini eccetera, che non parteciperanno più a questi campionati, che però se ne sono iscritte in altre. Quindi vuol dire che comunque un ricambio c'è, poi magari le porte sono aperte il prossimo anno anche altre società, quindi se tornasse saremmo tutti lieti. È un movimento in fermento. Adesso tu hai parlato prima del fatto, appunto, di Tavecchio, che al di là della persona discutibile o meno, sono problemi che aspetteranno da altri giudicare, che mi sembra anche poco corretto parlando dal punto di vista delle nazionali dilettanti, perché è un problema che adesso va ribaltato da altri. Il movimento però dei dilettanti in questo momento di crisi sta tenendo. Grande crisi economica, grande recessione, ma alla fine le squadre hanno capito la lezione. Quello che si deduce da questa situazione di iscrizione, credo che alla fine ci sia la saggezza di fare adesso dei buoni, di diventare dei buoni amministratori. No, senz'altro, tante cose le hai già dette tu. Volevo dire che innanzitutto anche per chi quest'anno ha mollato, noi non disperiamo mai. Quest'anno ad esempio abbiamo iscritto tre società che avevano smesso l'attività 2 anni fa, certo, per cui non mi meraviglio di niente. Noi quest'anno abbiamo fatto qualcosa come, non so se sono definitivi o meno, ma 32 nuove iscrizioni in un periodo come questo, 32 presidenti che si sono lanciati ancora una volta. 32 aziende, perché alla fine. Ecco, per cui è davvero un risultato encomiabile. Noi ne abbiamo poco merito, sia ben chiaro, però io mi sento orgoglioso e sento anche di dire alle società che faremo tutto il possibile perché loro possano svolgere questi campionati nella maniera più tranquilla possibile, ecco, risolvere i problemi che sono tanti, no sicuramente, però quantomeno, almeno da questo versante, speriamo che
di risolvere tutti quelli che sono problemi. Qua la porta è sempre aperta, loro lo sanno, possono fare tutto quello che vogliono. Sulla questione del Presidente federale, io prima ho parlato dal punto di vista dell'impegno, certo. Noi abbiamo voluto dire fare delle assemblee, andare a Roma, una cosa del genere. Io non c'è bisogno che lo spinga, Tavecchio non ha sicuramente bisogno del mio, però Tavecchio per noi è una risorsa che mettiamo a disposizione del calcio italiano, poi tutto il resto, qua ci sta tutto, il contrario di tutto, dico solo che... campagna che è stata viene strumentalizzato su qualsiasi cosa, è una roba che proprio non me la sarei mai aspettata, al di là dei suoi meriti o dei meriti che posso avere. Ripeto, per noi dilettanti Tavecchio è una risorsa, se lui non andrà via io sicuramente non mi strapperò le vesti, ve lo assicuro, sarei molto contento che lui rimanesse, perché lui i dilettanti li ha veramente fatti militare tanto, e secondo me anche le caratteristiche per far bene anche, vedremo. Beh, certo, questo è un dato di fatto, quindi parlano, al di là della simpatia o meno, poi parla la capacità e i risultati, perché comunque la Lega Nazionale Dilettanti negli ultimi anni ha ottenuto sicuramente risultati che erano immaginabili, pensare a un immobiliare che vive di risorse e riesce a sostenere il movimento, quindi è una cosa incredibile. Torniamo sul locale, allora, sul locale che poi si riflette sul regionale e sul nazionale. Questi playoff che finalmente daranno anche, come dire, un profilo di dignità, perché c'era il rischio, cioè quello che sta operando, il tuo operato e quello del tuo staff, quindi menti, tu li condividi molto democraticamente con tutti ovviamente, una delle cose che si vogliono togliere sono le ombre, cioè sta diventando un comitato senza ombre, senza nulla togliere o aggiungere a prima a Minetti o altri, cioè non vuol dire niente, cioè ci vuole del tempo per raggiungere quelli. I playoff vanno togliere qualsiasi ombra, perché le squadre saranno impegnate fino alla fine, quindi anche indirettamente nessuno potrà favorire o sfavorire qualcuno. Ma innanzitutto ti do atto, tu non so se te lo ricordi, ma io me lo ricordo invece che tu sei sempre stato un sostenitore dei playoff, per cui ho spalancato la porta, insomma, ed è sicuramente un sistema per, come dici te, per garantire la massima trasparenza anche involontaria, esatto. Poi per carità, non sto mica dicendo che risolveremo tutti i problemi, devo dire che dove l'abbiamo proposto, che abbiamo fatto l'eccellenza, promozione, abbiamo fatto anche la riunione di prima categoria, ho già fatto un paio di riunioni nelle delegazioni provinciali, sono tutti d'accordo su questo sistema, che ci consentirà anche, permettimelo, di eliminare quella coda dei ripescaggi, che vi assicuro è la cosa più antipatica che si possa fare, che capita tutti gli anni. Anche perché poco sportiva per certi Ma vabbè, però non ci prendi mai, quello è il problema. Certo. Che tu puoi mettere. Io credo che i parametri che abbiamo messo dovrebbero rispecchiare la consistenza della società, sia ben chiaro. Poi può darsi che qualcuno l'abbiamo sottovalutato, qualcuno l'abbiamo sopravvalutato, però non credo che si possa pensare di cose diverse. Li abbiamo quest'anno addirittura messi i punteggi, ho visto che ci sono dei giornalisti che si sono messi a fare i conti, per cui i giornalisti hanno fatto addirittura i gironi, certo. Hanno fatto i gironi, per cui ormai tutti sanno come lavoriamo, come sono, e vi dirò che i risultati discostano ben poco da quelli che avevamo noi, senza la logica che dobbiamo guardare, proprio in funzione proprio della trasparenza. Io io non starò qui tanto tempo, lo confesso, per tutta una serie di ragioni, non starò qui tanto tempo e non ho neanche ambizioni di fare chissà che cosa. Vorrei con domani che lascio, dire, beh, tutto sommato Beati ha cercato quantomeno di farci sentire importanti. Di risolvere i problemi non sono capace, lo dico, lo confesso. Ci vuole volontà di tutti per risolvere i problemi, non è la bacchetta magica. Esatto, non ce l'ho, non conto fino a poterli risolvere tutti, che so che son tanti i problemi che hanno tanti, però vorrei che almeno la gente mi riconoscesse di aver provato a risolvere quelli che sono capaci, di essere una persona seria. Altre cose, altri giudizi che non mi piacciono, qualcuno scrive, adesso poi la gente si ingegna dappertutto, scrive un mucchio di fesserie che sono proprio fesserie, io non rispondo a nessuno, non mi frega niente, ognuno si posa nel suo brodo. Beh, mi dispiace sapere in diretta che nel 2072 lascerai il comitato regionale, comunque visto che ci conosciamo da tanti anni,
credo che con te, ma te l'ho detto, poi non hai bisogno dei miei complimenti, quindi possiamo lavorare in sincerità, con te però ci sia proprio la rappresentanza che tu rappresenti le società, sei sempre stata la voce, lo eri già prima, quindi sei rimasto quello. Il comitato ha questa funzione, quello di, questa è la casa delle società, è sostenuta da loro, e la conseguenza è come avere un titolo sportivo, è la conseguenza di un risultato che si raggiunge. Sono tutti quei piccoli traguardi comunque, tra virgolette, cerchiamo un lato positivo. La crisi ha un po' sanificato, termine un po', il movimento, perché ha tolto via quei vizi di alcune persone che esageravano, cioè alcuni presidenti si facevano prendere la mano, esageravano, poi arrivavano a dicembre che si era sgonfiata la situazione. Oggi bisogna essere più che un imprenditore anche un padre di famiglia, quindi le società stanno tornando a quel livello umano, che attenzione, dal punto di vista fiscale bisogna sempre avere le giuste accortezze, muoversi in maniera giusta, però sono diventate quella dimensione un pochino più umana, probabilmente troveranno soddisfazione, anche se adesso ripartì dalla terza, troveranno più soddisfazione come si trovava 30-40 anni fa. No, ma guarda, io sposo in pieno, io ho sempre detto che questa crisi prima va via, prima risolviamo i problemi, ma per tutto, per il paese, per i giovani, per tutto quello che si vuole. Però, visto che c'è, cerchiamo di sfruttarla fino in fondo. Io credo che, come hai detto, sia servito un pochettino a mettere in chiaro alcune cose. Non poteva continuare in questa maniera qua. L'altra cosa che volevo sottolineare è che le regole qui ci sono, lo sport è tutta una regola, se non ci abituiamo tutti a rispettarle, anche quelle che non ci sono simpatiche, anche quelle che ci penalizzano, ma io non posso vedere delle società che l'anno scorso sono state ripescate con le regole, quest'anno con la stessa regola non gli va bene, non è così. Che l'anno scorso sono andate a finire in un girone applicando queste regole e quest'anno perché non ci sono andate non va bene. Poi guarda, si contano sulle dita di una mano, sia ben chiaro, devo dire che la stragrande maggioranza, se quantomeno, non dico che chi non è soddisfatto ci ha detto, ragazzi, non sono soddisfatto, ne prendo atto che avete fatto le cose fatte bene, posso averne soddisfatto, ci mancherebbe altro che non sono soddisfatto di tutto quello che capita. Beh, vabbè, tanto diventa purtroppo impossibile accontentare tutti, quindi poi non sarebbe forse neanche equo e giusto, perché si toglierebbe sempre qualcosa. E poi c'è questa rivalità fra società che magari ci danno anche poco una mano, ma il chiacchiericcio dei dilettanti poi fa parte della nostra vita, perché sennò parleremmo veramente di poco. È un movimento, diciamo, sano, equilibrato, i giovani finalmente stanno trovando le loro affermazioni. Adesso non più perché sono giovani, ma anche perché se lo meritano, nel senso che possono esprimere e mettere il naso in prima squadra, non è più la regola del giovane che li obbliga a andare, che poteva essere un limite anche per sé, ma è proprio l'economia che ti fa capire, insomma, il concetto del fedelissimo che non era passato, ma che poteva essere un concetto sano per certi aspetti, nella pratica invece lo sta diventando. No, ma sì, sicuramente, che io credo qualche società me l'ha confessato, mi ha fatto questo confessione, ragazzi, ci ha detto meno male, noi eravamo al contrario dei giorni, meno male che avete insistito, perché quelli che ci hanno salvato in questo momento qua. Io spero che le cose cambino, però non si torna indietro, sarà ben difficile che ritornino i fasti di un tempo, per cui la società bisogna adeguarsi. Esatto, bisogna adeguarsi, se qualcuno corre lasciamo correre, non fare il passo più lungo della gamba, anche perché qua, signori miei, sono in gioco le nostre famiglie, sono in gioco le nostre aziende, non si può fare nulla. Questo deve essere un divertimento per tutti, deve essere per i giocatori, deve essere per i dirigenti, siano federali, che siano di società, deve essere per tutti, per gli arbitri, per i tecnici, per tutti, deve essere un divertimento. Quindi piedi per terra, sono sicuro che avremo dei campionati lo stesso molto competitivi e faranno divertire la gente. Che stagione ti aspetti dai campionati che stanno arrivando, anche perché la collaborazione con gli arbitri sta andando bene, secondo me questo ottimo rapporto, una figura fondamentale, quale grazie a Dio non può fare meno, se no saremmo tutti dei litigiosi di natura e vorremmo tutti strappare il pallone all'avversario in maniera scorretta. Una stagione che si prospetta però positiva, almeno in partenza a tutti i crismi per partire nel gruppo più giusto. Ma non c'è dubbio, tanto come dicevi tu il rapporto con gli arbitri è super ottimo. Noi abbiamo ricevuto un report 15 giorni fa sugli episodi di violenza che si sono verificati in tutta Italia. Siamo fra le regioni all'ultimo posto.
senso che qua è un merito essere venuti con sei casi. Io dico che secondo me sono troppi, noi dobbiamo arrivare, quel numero deve essere zero, ma zero assoluto. Mi dispiace sentire, leggere che il presidente Nicchi abbia detto che non gli è fregato niente a nessuno di questo, non è vero, io in tutte le assemblee, diciamo, le registrazioni in giro, queste cose l'ho dette, è un vanto di quello di essere arrivato ultimo, ma mi dispiace perché sei episodi sono troppi e quindi non è che arriviamo a zero, ci può stare tutto quello che si vuole, un vaffa ci può stare, tutto quello che si vuole, ma guai, episodi di violenza, ma non solo nei confronti degli abiti, nei confronti degli avversari, nei confronti dei dirigenti, dobbiamo renderci conto che questo è un passatempo, è un gioco per tutti, ci può stare tutto quello che si vuole, ma non si deve arrivare agli eccessi. Cosa auguriamo alle squadre, ai giocatori che hanno già preso il via, alcuni con il ritiro, altri partiranno dopo Ferragosto, in base alle categorie, in base ai allenatori che sono in vacanza anche loro, magari concedono ai giocatori qualcosa in più a volte, queste tattiche sono molto estremamente personali. Cosa vogliamo augurare? Io auguro a tutti che si divertano, che alla fine abbiano le soddisfazioni che richiedono, ma anche pensare che se tutti possono arrivare primi e non tutti possono arrivare ultimi, insomma, per cui qua è un mondo che non si arriva mai ultimi, e chi fa questa attività, che fa del volontariato, che fa giocare i giovani, che io ad esempio una cosa che ci tengo tantissimo è dare una dignità vera alla terza categoria, non deve essere una categoria trascurata, questa è la categoria d'ingresso, la più importante, mi fa di sentire importante. E vedo, per poche partite non vado bene, vedo che qua il tasso tecnico è cresciuto, ci sono delle cittadine, dei paesini intorno a queste realtà. E allora lì mi si apre il cuore, i giovani, queste cose qui, ecco, bisogna fare, mettere in condizioni la gente di divertirsi, allora va tutto bene. Io poi ho la fortuna di essere io uno che vengo dalla società, e anche tutti i miei consiglieri vengono dalla società, per cui viviamo giorno per giorno anche tutte le contraddizioni che ci sono in questo mondo qua. Cerchiamo di fare il possibile di avvicinare le società a quello che loro chiamano il palazzo, poi lo chiamino come vogliono. Questo è lo sforzo che faccio io e i miei collaboratori. E su questo non ci devono essere dubbi di nessuna parte. Qui la porta è sempre aperta, se qualcuno ha bisogno, non deve neanche annunciarsi, venga qui e troverà soddisfazione su tutto. Bene, penso che meglio di così non possa essere. Ringraziamo Paolo Gagliati, in bocca al lupo a tutti quelli che hanno già iniziato l'attività. Come detto, il concetto più importante, non c'è la Renault qua, ma le porte aperte ci sono. Da giovedì 7 agosto 2014. Giovedì, venerdì, sabato, tutte le sere, il solito bus con Malandrina, siamo qua, Malandrina Veronica, ci siete cascati. Sul nostro autobus. Mi raccomando, solito bus, partenze da piazza? Da piazza Galvani, quella dove c'è Galvani, esatto. C'è il bar, quello prima famoso. Corsa 20:30, seconda corsa ore 22. Speciale Ferragosto 20:30, 22, 24 e si brinda a bordo. A mezzanotte. Ciao. Taking the sleigh ride magic. Oh.